Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Diario di Sor Faustina Kowalska. La misericordia divina nella mia anima. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. I diari spirituali, soprattutto quelli delle anime elette, di cui la Chiesa riconosce ufficialmente la santità, hanno un particolare interesse e valore, in quanto consentono di conoscere dal vivo la stupenda avventura e la complessa realtà dell'esperienza spirituale di un'anima in perfetta comunione con Dio, docile all'influsso dello Spirito Santo che opera in lei. Il caso della suora polacca, Faustina Kowalska, è sotto molti aspetti esemplare. La sua vita terrena era chiusa nell'arco di 33 anni, dal 1905 al 1938, dei quali 13 trascorsi in un convento. Nata da poveri contadini che a stento riuscivano a vivere con le magre risorse di un piccolo campo, dall'infanzia alla morte fu impegnata in lavori umili e faticosi, prima a casa e poi come domestica presso varie famiglie. Finalmente come suora di secondo coro, addetta cioè ai lavori manuali, ai servizi del convento. Fu sguattera, cuoca, fornaia, ortolana, portinaia e sempre in sottordine. La sua istruzione scolastica, iniziata all'età di 12 anni, è ferma alle prime classi elementari e, per un breve periodo, alla terza classe. L'istruzione religiosa era praticamente a livello di catechismo. Sovraccarica di lavoro materiale e spossante, non aveva tempo sufficiente per approfondire le conoscenze religiose, a volte nemmeno per le ordinarie pratiche di pietà. A parte il suo luminoso sorriso, non aveva attrattive fisiche. Era una creatura semplice, modesta, di media statura, magrolina, rossa di capelli e col volto cosparso di lentiggini che, non si sa perché, dava fastidio ad alcune consorelle. Aveva di natura una notevole vivida intelligenza, un carattere forte ma che si piegava all'obbedienza, una sincerità trasparente, un solido buon senso e giovialità nei rapporti umani, seria e precisa nell'applicazione al lavoro. La sua vera vita era tutta nell'anima. Dal 1934 al 1938, per ordine del suo confessore e padre spirituale, Don Michele Sopočko, dottore in teologia, professore di pedagogia e uomo di profonda vita interiore, Suor Faustina scrive un diario spirituale. Il diario era noto solo a lui e a due superiore di Suor Faustina. Fu pubblicato solo dopo la sua morte. Più che raccontare sul filo della memoria la propria vita in ordine cronologico, Suor Faustina prende dai dati biografici l'occasione per descrivere gli incontri della sua anima con Dio. Infatti, i quaderni primo e secondo sono intitolati «La misericordia divina nella mia anima». Il terzo e il quinto quaderno «Canterò la misericordia del Signore». E il sesto libro aggiunge «Glorifica, anima mia, l'inconcepibile misericordia di Dio. Sia tutto a sua gloria». Il tema della misericordia di Dio domina il diario dal principio alla fine. Nel 1931 Gesù ordina a Suor Faustina di far dipingere una sua immagine che esprimesse simbolicamente la sua misericordia, e nel 1935 le chiese di fondare una nuova congregazione religiosa femminile, di stretta clausura, tutta intesa alla devozione e al culto della Divina Misericordia. Suor Faustina scrisse di getto, con una ortografia incerta, senza correzioni e revisioni, in un linguaggio comune, che però riesce a trovare le espressioni più appropriate per esprimere con precisione la sua profonda spiritualità. Il diario è inframmezzato da 40 inni e preghiere in versi, che non sempre osservano le regole di queste particolari composizioni. La loro espressione letteraria è imperfetta, ma raggiunge vertici di lirismo nelle effusioni del suo sensibile cuore. Il mistero del linguaggio teologico del diario non può trovare una spiegazione nella cultura dell'autrice. L'Apostolo Paolo, parlando dei doni particolari dello Spirito Santo, menziona per primo il linguaggio della sapienza,
il dono di esporre le più alte verità cristiane relative alla vita divina e alla vita di Dio in noi. San Tommaso d'Aquino, grande santo, sommo teologo e dottore della Chiesa, attribuisce al dono della sapienza, che è proprio dello Spirito Santo, una conoscenza soprannaturale e penetrante delle realtà divine, derivante dall'esperienza e con naturalità con esse, che si attua con la carità, l'amore religioso che unisce a Dio. Alcune anime ricevono il dono della sapienza in un grado superiore. Conoscono alcuni misteri più alti e li possono comunicare agli altri, sia per quanto riguarda la guida degli atti umani secondo i criteri divini, sia perché possono guidare non soltanto se stessi, ma indirizzare altri per l'utilità comune. In questa prospettiva si deve leggere il diario, che permette di sperimentare ciò che insegna la parola di Dio, sorgente pura e perenne della vita spirituale. In preparazione alla solennità della Pentecoste del 1938, Gesù guidò Faustina durante 3 giorni di esercizi spirituali. Gli ordinò di mettere da parte ogni altro libro che non fosse il Vangelo, leggendo non solo con le labbra, ma con il cuore, e di vivere più con il cuore che con la mente. I capitoli 15, 19 e 21 del Vangelo di Giovanni. L'impegno evangelico di ogni cristiano non si esaurisce in una riforma morale della vita per soddisfare alle esigenze della legge di Dio con la fuga dal peccato e la pratica delle virtù cristiane. È necessario che l'anima si apra all'influsso dello Spirito Santo. La vita spirituale, appunto perché vita, comporta nei credenti una trasformazione progressiva e costante, di giorno in giorno, fino a raggiungere la perfezione. Il supremo comandamento della legge di Dio. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. In che cosa consiste questo amore totale e totalizzante? Suor Faustina, che lo sperimentò fino a vivere dell'amore di Dio, in perfetta sintonia col Vangelo, lo definisce così. Un amore attivo, non fatto né di parole né di sentimenti, ma fatto di azioni. È un atto di volontà, è un dono, anzi è una donazione. Intelletto, volontà e cuore. Ecco le 3 facoltà che dobbiamo esercitare durante la preghiera. La Santissima Trinità mi trasmette la sua vita abbondantemente con il dono dello Spirito Santo. Le 3 persone divine dimorano in me. E se Dio ama, lo fa con tutto se stesso, con tutte le potenze del suo essere. E se Dio mi ha amato in questo modo, come devo corrispondere io? Il vero amore di Dio è conformazione perfetta alla sua volontà. Nel Padre nostro, Gesù ci ha insegnato a chiedere che si compia la volontà del Padre Celeste, e la volontà di Dio è la nostra santificazione, alla quale Egli ci ha chiamati fin dal primo istante del battesimo, quando siamo diventati realmente figli di Dio, partecipi della natura divina. Lo stato della filiazione divina del battezzato dipende dalla dimora dello Spirito Santo in lui. Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito Santo, costoro sono figli di Dio. Il Concilio Vaticano II ci ha ricordato che tutti i fedeli, di qualsiasi stato o grado, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana, alla perfezione della carità. Da questa santità è promosso anche nella società terrena un tenore di vita più umano. Non esistono specialisti nella santità, perché nei vari generi di vita, nelle varie professioni, un'unica santità è praticata da tutti coloro che sono mossi dallo Spirito di Dio. E Gesù disse proprio così a Suor Faustina. Il tuo compito è quello di scrivere tutto ciò che ti faccio conoscere della mia misericordia, per il bene delle anime che leggendo questi scritti proveranno un conforto interiore e saranno incoraggiate ad avvicinarsi a me.
Il 30 novembre 1980, Giovanni Paolo II, capo e pastore della Chiesa di Cristo, ha indirizzato a tutta la cristianità una lettera enciclica sulla misericordia divina. Comincia così. Dio, ricco di misericordia, è colui che Gesù Cristo ci ha rivelato come Padre. Proprio il suo Figlio, in se stesso, ce l'ha manifestato e fatto conoscere. La misericordia di Dio è il messaggio centrale ed essenziale della rivelazione nelle Sacre Scritture dell'Antico e Nuovo Testamento. All'alba del Vangelo, la Vergine Maria, che porta nel suo grembo il Figlio di Dio che si fa uomo, esalta la misericordia di Dio che si estende a tutte le generazioni. Gesù ne fa uno dei principali temi del suo insegnamento, che culmina nella stupenda parabola del figlio prodigo, che è stata definita un Vangelo nel Vangelo. Nella sua vita, Cristo incarna e personifica la misericordia di Dio. Egli stesso è, in un certo senso, la misericordia. Il messaggio di salvezza proclamato da Gesù durante la sua presenza tra gli uomini termina col mistero pasquale della sua passione, morte e risurrezione. La croce è una rivelazione radicale della misericordia, ossia dell'amore che va contro a ciò che costituisce la radice stessa del male nella storia dell'uomo, contro il peccato e alla morte. Verso la fine dell'enciclica, che è tutta da meditare, il Papa dichiara che la Chiesa deve considerare come uno dei suoi principali doveri, in ogni tappa della storia, e specialmente nell'età contemporanea, quello di proclamare ed introdurre nella vita il mistero della misericordia, rivelato in sommo grado da Gesù Cristo. Suor Faustina, nel suo diario, si propone di cantare le meraviglie della misericordia di Dio nella sua anima, sulla base di un'esperienza durata un'intera vita, della quale gli ultimi 10 anni furono un lungo calvario. Subito dopo la prima professione dei voti religiosi, nel 1928, si manifestarono i segni di una debolezza fisica che le resero pesante il lavoro. Nessuno, medici compresi, riuscì a rendersi conto della gravità di quella malattia. Lentamente, la tubercolosi consumò il suo fragile corpo e liberò la sua anima perché, come dice il libro di Dio, cantasse in eterno l'infinita misericordia del Signore. La misericordia divina nella mia anima. Primo quaderno. O amore eterno, ordini di dipingere la tua santa immagine. Ci svedi la fonte della tua misericordia. Tu benedici chi si avvicina ai tuoi raggi, e all'anima nera dai il candore della neve. O Gesù dolce, hai eretto qui il trono della tua misericordia, per aiutare i peccatori e ridare loro la gioia. Dal tuo cuore squarciato, come da limpida fonte, sgorga il conforto per le anime e i cuori contriti. E rompe senza posa dal cuore degli uomini l'onore e la gloria per questa immagine. Ogni cuore inneggi alla divina misericordia, in ogni momento e nei secoli dei secoli. Dio mio, se guardo verso il futuro, mi investe la paura. Ma perché inoltrarsi nel futuro? Mi è cara solo l'ora presente, perché il futuro forse non albergherà nella mia anima. Il tempo passato non è in mio potere per cambiare, correggere o per aggiungere qualcosa. Né i sapienti né i profeti hanno potuto fare questo. Affidiamo pertanto a Dio ciò che appartiene al passato. O momento presente, tu mi appartieni completamente. Desidero utilizzarti per quanto è in mio potere. E nonostante io sia piccola e debole, mi dai la grazia della tua onnipotenza. Perciò, confidando nella tua misericordia, avanzo nella vita come un bambino,
ed ogni giorno ti offro il mio cuore, infiammato d'amore, per la tua maggiore gloria. O Re di misericordia, guida la mia anima. Vilno, 28 luglio 1934. Suor Maria Faustina, del Santissimo Sacramento, o Gesù mio, con fiducia verso di te, intreccio migliaia di corone, e so che fioriranno tutte, quando reilluminerai il sole divino. O grande divin sacramento, che nascondi il mio Dio. O Gesù, resta con me in ogni momento, ed il mio cuore non sarà preso dal timore. Primo fascicolo, Dio e le anime. Sii adorata, o Santissima Trinità, ora e in ogni tempo. Sii adorata in tutte le tue opere e in tutte le tue creature. Ammirata ed esaltata la grandezza della tua misericordia, o Dio. Devo prendere nota degli incontri della mia anima con te, o Dio, nei momenti particolari delle tue visite. Io debbo scrivere di te, o incomprensibile nella misericordia, verso la povera anima mia. La tua santa volontà è la vita della mia anima. Ho avuto quest'ordine da chi ti sostituisce per me, o Dio, qui in terra, e che mi insegna la tua santa volontà. Vedi, Gesù, com'è difficile per me scrivere. Non so descrivere chiaramente ciò che provo in fondo all'anima. Oh Dio, può forse la penna descrivere cose per le quali talvolta non esistono neppure le parole. Ma, oh Dio, mi ordini di scrivere. E questo mi basta. Varsavia, 1 agosto 1925. L'ingresso in convento. Fin dall'età di 7 anni, avvertii la suprema chiamata di Dio, la grazia della vocazione alla vita religiosa. A 7 anni intesi per la prima volta la voce di Dio nella mia anima, la chiamata ad una vita più perfetta, ma non sempre ubbidì alla voce della grazia. Non incontrai nessuno che mi chiarisse queste cose. 18° anno di vita. Insistente richiesta ai genitori del permesso di entrare in convento. Rifiuto categorico dei genitori. Dopo tale rifiuto mi diedi alla vanità della vita, non rivolgendo alcuna attenzione alla voce della grazia, sebbene la mia anima non trovasse soddisfazione in nulla. Il richiamo continuo della grazia era per me un gran tormento, ma cercavo di soffocarlo con i passatempi. Evitavo di incontrarmi con Dio intimamente, e con tutta l'anima mi rivolgevo verso le creature. Ma fu la grazia di Dio ad avere il sopravvento nella mia anima. Una volta ero andata ad un ballo con una delle mie sorelle, e quando tutti si divertivano moltissimo, l'anima mia cominciò a provare intimi tormenti. Al momento in cui cominciai a ballare, scorse improvvisamente Gesù accanto a me. Gesù flagellato, spogliato delle vesti, era tutto coperto di ferite, e mi disse queste parole: «Quanto tempo ancora ti dovrò sopportare? Fino a quando continuerai ad ingannarmi?» E all'istante si spense l'allegro suono della musica. Scomparve dalla mia vista la compagnia in cui mi trovavo. Rimanemmo soli, Gesù e io. Io mi sedetti accanto alla mia cara sorella, facendo passare per un mal di testa questo accaduto. Poco dopo, abbandonai la compagnia, e anche mia sorella, senza farmi scorgere, e andai nella cattedrale di San Stanislao. Era quasi buio. Nella cattedrale c'erano poche persone.
senza badare affatto a quanto accadeva intorno, mi prostrai con le braccia tese davanti al Santissimo Sacramento e chiesi al Signore, lo supplicai, che si degnasse di farmi conoscere ciò che dovevo fare. E allora udii queste parole. Parti immediatamente per Varsavia. Là entrerai in convento. Mi alzai dalla preghiera. Andai a casa e sbrigai le cose indispensabili. Come potei, misi al corrente mia sorella di quello che era avvenuto nella mia anima. Le chiesi di salutare i genitori. E così, con un solo vestito, senza nient'altro, giunsi a Varsavia. Ma quando scesi dal treno e vidi che ciascuno andava per la sua strada, fui presa dalla paura. Che cosa fare? Dove rivolgermi? Non conoscevo nessuno. Dissi così alla Madre di Dio. Maria, fammi strada. Guidami tu. E immediatamente io udii dentro di me queste parole. Di andare fuori dalla città in un villaggio avrei trovato un alloggio sicuro per la notte. Così feci. E trovai tutto come la Madre di Dio mi aveva detto. Primo quaderno. L'ingresso in convento. Varsavia, 1 agosto 1925. Il giorno dopo, di buon mattino, feci ritorno in città. Entrai nella prima chiesa che mi si parò dinanzi. E qui mi misi a pregare, per conoscere che cosa volesse ancora il Dio da me. Le sante messe, una dietro l'altra. E durante una di queste mi sentii dire: «Va da questo sacerdote. Spiegagli ogni cosa. Egli ti dirà quello che dovrai fare». Terminata la santa messa, entrai nella sacrestia. Gli raccontai tutto ciò che era accaduto nella mia anima, pregandolo di indicarmi dove entrare, in quale convento. Dapprima il sacerdote rimase sorpreso. Tuttavia mi raccomandò di avere molta fiducia. Iddio avrebbe continuato a provvedere. Nel frattempo, mi disse egli, ti manderò da una pia signora, presso la quale potrai restare fino al giorno del tuo ingresso in convento. Quando mi presentai a quella signora, mi ricevette con grande affabilità. In quel tempo cominciai a cercare un convento, ma a qualsiasi porta ebbi a bussare, incontrai un netto rifiuto. Il dolore attanagliava il mio cuore. Dissi al Signore Gesù, aiutami, non lasciarmi sola. E infine bussai alla nostra porta. Quando mi venne incontro la Madre Superiora, l'attuale Madre Generale, Suor Micaela, dopo un breve colloquio mi disse di andare dal padrone di casa, domandargli se mi accoglieva. Capii subito che dovevo chiederlo al Signore Gesù. E tutta felice mi recai in cappella e chiesi a Gesù: «Padrone di questa casa, sei disposto ad accettarmi? Una delle suore di qui mi ha mandata da te con tale domanda». Immediatamente udii questa voce: «Ti accolgo. Sei nel mio cuore». Quando tornai dalla cappella, la Madre Superiora mi chiese: «Ebbene, il Signore ti ha accettata?» Io le risposi: «Sì». «Bene, se ti ha accettata il Signore, ti accetterò anch'io». E fu così che io venni ammessa in convento. Per varie ragioni dovetti rimanere nel mondo per più di un anno ancora, presso quella pia signora. A casa mia non feci più ritorno. In quel periodo dovetti lottare contro molte difficoltà, ma Dio non mi risparmiò la sua grazia. Cominciò ad invadermi sempre più la nostalgia di Dio. La signora che mi ospitava, per quanto fosse molto devota, non comprendeva la felicità della vita religiosa. Nella sua schietta semplicità cominciò a prospettarmi altri progetti di vita. Ma io sentivo di avere un cuore così grande, nulla avrebbe potuto colmarlo.
Allora mi rivolsi a Dio, con tutta la mia anima, assetata di Lui. Fu durante l'ottava del Corpus Domini. Dio inondò l'anima mia di una luce interiore tale da farmelo riconoscere più profondamente come il sommo bene, la suprema bellezza. Io compresi quanto Dio mi amasse, dall'eternità, il suo amore per me. E fu durante i Vespri, con le parole semplici che mi sgorgavano dal cuore, io feci a Dio voto di castità perpetua. Da quel momento provai una maggiore intimità con Dio, mio sposo. Da quel momento costruii nel mio cuore una celletta. In questa celletta mi incontravo sempre con Gesù. E finalmente venne anche il momento in cui si aprì per me la porta del convento. Era la sera del 1° agosto, vigilia della Madonna degli Angeli. Mi sentivo infinitamente felice. Mi pareva di essere entrata nella vita del paradiso. Dal mio cuore erompeva unica la preghiera della gratitudine. Dopo 3 settimane mi accorsi che qui era così poco il tempo dedicato all'orazione. C'erano molte altre cose che mi spingevano nell'intimo ad entrare in un convento di regola più stretta. Tale pensiero prendeva sempre più forza dentro di me. Ma non era questa la volontà di Dio. Tuttavia quel pensiero, cioè quella tentazione, si consolidava sempre più, tanto che un giorno decisi di parlarne con la Madre Superiora e decisamente di uscire dal convento. Tuttavia Dio diresse le circostanze in modo tale che non potei accedere alla Madre Superiora. Prima di andare a riposare, entrai nella cappellina. Domandai a Gesù di illuminarmi su questo problema. Ma non ottenni nulla nel mio intimo. Solo si impadronì di me una strana inquietudine. E non riuscii a comprendere. Tuttavia, nonostante tutto, mi proposi di rivolgermi alla Madre Superiora di 1° mattino, subito dopo la Santa Messa, e di comunicarle la decisione presa. Così andai verso la cella. Le suore già erano coricate, le luci spente. Angosciata e insoddisfatta, entrai nella cella. Non sapevo più che fare. Mi buttai a terra. Cominciai a pregare con fervore per conoscere la volontà di Dio. Dappertutto silenzio, come in un tabernacolo. Tutte le suore, simili a bianche ostie, rinchiuse dentro il calice di Gesù, riposavano. Solo dalla mia cella, Iddio ode il gemito di un'anima. Io non sapevo che senza autorizzazione non era consentito pregare nelle celle dopo le 9 di sera. Dopo un momento, nella mia cella si fece un chiarore. Sulla tenda vidi il volto di Gesù. Era molto addolorato. Piaghe vive su tutto il volto e grosse lacrime cadevano sulla coperta del mio letto. Non sapendo che cosa tutto ciò potesse significare, domandai a Gesù. Gesù, chi ti ha causato un simile dolore? E lui rispose. Tu mi causerai un simile dolore, se uscirai da questo ordine. È qui che t'ho chiamata, e non altrove. E ho preparato per te molte grazie. Domandai perdono a Gesù. Mutai all'istante la decisione che avevo presa. Il giorno dopo ci fu la nostra confessione. Raccontai tutto quello che era avvenuto nella mia anima. Il confessore mi rispose che era evidente in ciò la volontà di Dio, che dovevo rimanere in questa congregazione e che non dovevo nemmeno pensare ad un altro ordine. Da quel momento mi sento sempre felice. Sono contenta. Poco tempo dopo mi ammalai. La cara Madre Superiora mi mandò insieme ad altre 2 suore a passare le vacanze un po' fuori Varsavia. In quel tempo
domandai al Signore Gesù. Per chi ancora devo pregare? E Gesù mi rispose che la notte seguente mi avrebbe fatto conoscere per chi dovevo pregare. Vidi l'angelo custode. Mi ordinò di seguirlo. In un momento io mi trovai in un luogo nebbioso, invaso dal fuoco. In esso c'era una folla enorme di anime. Anime sofferenti. Queste anime pregano con grande fervore, ma senza efficacia per se stesse. Soltanto noi le possiamo aiutare. Le fiamme che bruciavano loro non mi toccavano. Il mio angelo custode non mi abbandonò un solo istante. Io chiesi a quelle anime quale fosse il loro maggior tormento. Unanimemente mi risposero che il loro maggior tormento è l'ardente desiderio di Dio. Scorsi la Madonna, visitava le anime del purgatorio. Le anime chiamano Maria, stella del mare. Ella reca loro refrigerio. Avrei voluto parlare più a lungo con loro, ma il mio angelo custode mi fece cenno d'uscire. Ed uscimmo dalla porta di quella prigione di dolore. Allora, io udii nel mio intimo una voce. Mi disse: la mia misericordia non vuole questo, ma lo esige la giustizia. Da allora sono i rapporti più stretti con le anime sofferenti del purgatorio. 29 aprile 1926. Fine del postulato. I superiori mi mandarono a Cracovia per il noviziato. Una gioia inimmaginabile regnava nella mia anima. Quando arrivammo in noviziato, stava morendo una suora. Qualche giorno dopo, questa suora viene da me. Mi ordina di andare dalla madre maestra per dirle di chiedere al suo confessore di celebrare una santa messa per lei, con l'aggiunta di 3 giaculatorie. In un primo momento acconsentii, ma il giorno dopo pensai di non andare dalla madre maestra, poiché non capivo bene se si era trattato di un sogno o di realtà. Non andai. La notte seguente si ripeté la stessa cosa in modo più chiaro, e per cui non ebbi più alcun dubbio. Malgrado ciò, la mattina dopo decisi ancora di non parlarne alla maestra. Gliene parlerò soltanto quando la vedrò durante il giorno. Ad un tratto, quella suora defunta l'incontrai nel corridoio. Mi rimproverò di non essere andata subito. Ed una grande inquietudine si impadronì della mia anima. Allora corsi immediatamente dalla madre maestra e le raccontai tutto l'accaduto. La madre mi rispose che avrebbe provveduto. Nella mia anima ritornò subito la pace. Il terzo giorno, quella suora tornò di nuovo e mi disse: «Iddio gliene renda merito. Al momento della vestizione, Dio mi fece conoscere quanto avrei dovuto soffrire. Vidi chiaramente a che cosa mi stavo impegnando. Fu questione di un attimo di tale sofferenza. Poi il Signore inondò di nuovo la mia anima con grandi consolazioni. Verso la fine del primo anno di noviziato, cominciò a farsi scuro nella mia anima. Non provo alcuna soddisfazione per la preghiera. La meditazione per me è una grande fatica. La paura comincia ad impossessarsi di me. Allora penetro a fondo nel mio intimo e non vi scorgo nulla, all'infuori di una grande miseria. Vedo anche chiaramente la grande santità di Dio e non oso alzare gli occhi fino a Lui, ma mi prostro nella polvere ai Suoi piedi e mendico la Sua misericordia. Passò così circa la metà dell'anno, ma lo stato della mia anima non cambiò affatto. La nostra cara madre maestra mi infuse coraggio in quei momenti difficili. Ciò nonostante, questa mia sofferenza aumenta sempre più.
e si avvicina il secondo anno di noviziato. Al pensiero che devo fare i voti, la mia anima rabbrividisce. Qualunque cosa io legga, non la comprendo. Non sono in grado di meditare. Mi sembra che la mia preghiera non sia gradita a Dio. Quando mi accosto ai santi sacramenti, mi pare di offendere ancora di più Dio. Il confessore, però, non mi ha permesso di tralasciare una sola volta la Santa Comunione. Dio operava in modo singolare nella mia anima. Io non capivo assolutamente nulla di quello che mi diceva il confessore. Le più semplici verità della fede mi erano divenute del tutto incomprensibili. La mia anima si tormentava. Non trovava soddisfazione da nessuna parte. In un certo momento mi venne una forte idea di essere respinta da Dio. Questo pensiero spaventoso mi trafisse l'anima da parte a parte. E per questa sofferenza la mia anima cominciò ad agonizzare. Io volevo morire e non potevo. Mi venne questo pensiero. A che scopo cercare di acquistare le virtù? Perché mortificarsi se tutto ciò non è gradito a Dio? Quando ne parlai con la madre maestra, io ricevetti questa risposta. Sorella, sappia che Dio la destina ad una grande santità. È un segno che Dio la vuole in paradiso, molto vicino a sé. Abbia molta fiducia nel Signore Gesù. Il tremendo pensiero di essere respinti da Dio è il tormento che in realtà soffrono i dannati. Mi rifugiai nelle piaghe di Gesù. Ripetevo parole di speranza, ma quelle parole divennero per me un tormento ancora maggiore. Andai davanti al Santissimo Sacramento. Dissi a Gesù: Gesù, tu hai detto che è più facile che una madre dimentichi il bambino che allatta, piuttosto che il Dio dimentichi una sua creatura. E seppur essa lo dimenticasse, io, Dio, non dimenticherò la mia creatura. Senti, Gesù, come geme la mia anima. Ascolta i gemiti strazianti della tua bambina. Io ho fiducia in te, oh Dio, poiché il cielo e la terra passeranno, ma la tua parola dura in eterno. Non provai sollievo neppure per un istante. Un giorno, subito dopo la sveglia, mentre mi metto alla presenza di Dio, incomincia ad assalirmi la disperazione. È buio estremo nella mia anima. Ho lottato come ho potuto fino a mezzogiorno. Nelle ore pomeridiane cominciò ad impossessarsi di me un vero terrore di morte. Mi cominciarono a venire meno le forze fisiche. Rientrai in fretta nella cella. Mi gettai in ginocchio davanti al crocifisso e cominciai ad implorare misericordia. Gesù però non ascolta le mie grida. Sento che mi vengono a mancare del tutto le forze fisiche. Cado a terra. La disperazione si è impadronita della mia anima. Vivo pene infernali, che realmente non differiscono in nulla da quelle dell'inferno. E rimango in quello stato per tre quarti d'ora. Avrei voluto andare dalla maestra, ma non ebbi la forza. Volevo gridare, ma la voce mi venne a mancare. Per fortuna, entrò nella cella una suora. E quando mi vide in quello stato così fuori dal normale, avvertì subito la maestra. E la madre venne subito. Appena entrò nella cella, la madre disse queste parole: In virtù della santa obbedienza, io le chiedo di alzarsi da terra. E immediatamente, una forza misteriosa mi sollevò da terra e mi trovai in piedi, accanto alla cara maestra. Con parole affettuose, mi spiegò che quella era una prova mandata da Dio. Mi disse:
sorella, abbia tanta fiducia. Iddio è sempre padre, anche quando mette alla prova. E così tornai ai miei doveri, come se fossi uscita dalla tomba. I miei sensi erano come impregnati di ciò che aveva sperimentato la mia anima. Durante la funzione serale, la mia anima cominciò ad agonizzare in un buio spaventoso. Sento che sono in balia del Dio giusto, che sono oggetto del suo sdegno. E in quei terribili momenti ho detto a Dio: «O Gesù, che nel Vangelo ti paragonasti alla più tenera delle madri, io ho fiducia nella tua parola, poiché tu sei la verità e la vita. Io confido in te contro ogni speranza, contro ogni sentimento. Fa di me quello che vuoi. Io non mi allontanerò da te, poiché tu sei la sorgente della mia vita. Quanto sia tremendo questo tormento dell'anima, lo può capire soltanto chi l'ha provato. Quella notte mi fece visita la Madonna, con in braccio il bambino Gesù. La mia anima fu piena di gioia, dissi: «Oh Maria, madre mia, lo sai quanto terribilmente soffro?» E la Madonna mi rispose: «Lo so quanto soffri, ma non temere. Io partecipo. Parteciperò sempre alla tua sofferenza». Sorrise amabilmente e scomparve. E immediatamente nella mia anima ritornò la forza e tanto coraggio. Questo però durò soltanto un giorno. Sembrava quasi che l'inferno avesse congiurato contro di me. Un odio tremendo cominciò ad insinuarsi nella mia anima. Un odio contro tutto ciò che è santo e divino. Mi sembrava che questi tormenti dello spirito dovessero fare parte per sempre della mia esistenza. Allora mi rivolsi al Santissimo Sacramento e dissi così a Gesù: «Oh Gesù, sposo della mia anima, non vedi che la mia anima sta morendo anelando a te? Come puoi nasconderti così ad un cuore che ti ama con tanta sincerità? Perdonami, Gesù. Si compia in me la tua santa volontà. Io soffrirò in silenzio, come una colomba, senza lamentarmi. Non permetterò al mio cuore nemmeno un solo gemito di doloroso lamento».